Bene, mille grazie al moderatore per questa gentilissima presentazione. Bene, signori, devo subito ringraziare giustamente il comitato organizzativo per questo congresso internazionale sul glaucoma e devo subito condividere con voi il mio apprezzamento personale nei confronti di Alberto Ingrotti. Grazie mille per il gentile invito, amico Alberto di lunga data. Bene. Ora, vado a fare riferimento subito agli aspetti generali dello stress ossidativo. Faccio riferimento alla patogenesi del glaucoma. Nella seconda parte invece della mia presentazione cercherò di andare a parlare di un altro argomento, cioè dell'infiammazione, che ovviamente è uno degli elementi che girano attorno allo stress ossidativo. Allora, per quanto riguarda i radicali liberi, allora, distruggono veramente la nostra salute, così come le specie reattive dell'ossigeno. Sappiamo che sono sicuramente sostanze implicate in tanti disturbi, tra cui le patologie neurodegenerative, il tumore, il diabete, e possiamo insomma fare un lungo elenco. Allora, direi che l'argomento principale di oggi, almeno per quanto riguarda gli ROS, è ovviamente la patogenesi di diverse patologie oculari, in modo particolare. In particolare oggi parleremo di glaucoma. Ora, questo vuol dire che appunto le varie specie ossidanti sono prodotte proprio da diversi tipi di sorgenti, cioè di fonti. In questo caso faccio riferimento quindi alla GVB, al tabagismo, poi alle radiazioni ionizzanti, tante fonti anche esterne. È anche vero che gli stessi ROS sono proprio generati durante il metabolismo normale, naturale, ad esempio all'interno dei mitocondri. Quindi l'OS, lo stress ossidativo nella sigla in americano, beh, vedete che ha a che fare francamente con tanti diversi tipi di disturbi o di patologie. Oggi però andiamo a sottolineare solamente una delle parti, uno dei rami di questa grande gamma appunto di patologie, facciamo riferimento all'occhio e al glaucoma. Ancora una volta le specie ossidanti, quindi ROS, come detto nella diapo precedente, scusate, ecco qui, vedete, sono fondamentalmente prodotti a livello mitocondriale. Allora, in modo particolare facciamo riferimento quindi a alcuni radicali particolari, li vedete appunto qui, H2O2, ancora una volta vedete la trasformazione in OH e poi vedete la catena trasformativa. Questo per dirvi che si tratta appunto di specie di ossigeno estremamente reattive e quindi vuol dire che c'è un contagio completo nella cellula. Questo vuol dire quindi che il danno può essere generato e purtroppo questo vuol dire un impatto negativo sulla membrana e andiamo anche ad alterare appunto il potenziale, il comportamento della membrana. Per quanto riguarda invece lo stesso H2O2, lo vediamo ancora meglio poi nella prossima diapositiva, questo va a danneggiare direttamente, pensate, il DNA, quindi ossidazione DNA. Ora sappiamo bene che gli stessi appunto sostanze possono danneggiare le proteine e pensate addirittura anche alcuni enzimi. In questo caso ci sarà quindi una modifica drammatica insomma della fisiologia cellulare. Allora, qui trovate un paper simile pubblicata proprio dallo stesso Alberto Izzotti. Qui si fa riferimento a diverse mutazioni, proprio ieri sera con lui parlavo di questo paper. Allora, qui si fa riferimento alla ricerca sulla mutazione, magari qui non si fa troppo riferimento alla ricerca oculare, è però vero che questo paper è stato citato ormai molto molto spesso nel nostro settore. Quindi qui faccio riferimento proprio, lo vedete, agli ROS che possono essere generate da fattori endogeni ma anche esogeni. Allora, non sappiamo purtroppo esattamente perché lo stress ossidativo viene già a generarsi a livello di glaucoma, però sappiamo che per diversi motivi nel glaucoma, voi siete tutti quanti appunto degli specialisti, quindi insomma, conoscete bene questa terminologia, quindi avete pressione appunto intraoculare, quindi la IOP, c'è un aumento della IOP che va a facilitare la generazione appunto delle specie ossidanti, cioè delle specie reattive dell'ossigeno, le quali vanno poi a loro volta a danneggiare il nervo ottico, in modo particolare a livello retinico. Qui avete appunto le cellule ganglionari retiniche, quindi le CGR, le chiameremo così oggi, e queste sono molto molto, come dire, soggette all'attacco dei ROS, degli stessi ROS, per cui delle stesse specie reattive dell'ossigeno. Le stesse quindi ROS vanno quindi a generare stress ossidativo. È un percorso che noi conosciamo molto bene, è un meccanismo patogenetico che conosciamo molto bene, che appunto ha a che fare col glaucoma.
Allora, fate riferimento di nuovo ai ROS. Altro ruolo importante è il glucosio. Il glucosio è molto, molto abbondante per quanto riguarda le cellule della parte interna dell'occhio. Quindi il glucosio, ripeto, è utilizzato in tante diverse vie di segnalamento, cioè il pathway, la glicolisi, avete appunto diverse trasformazioni, ad esempio in riduttasi dell'aldosio. Comunque, la cosa fondamentale sono i metaboliti più importanti. Guardate, in questo caso andiamo a vedere il glucosio che viene poi trasformato grazie alla riduttasi in sorbitolo. Il sorbitolo tramite deidrogenasi va a generare fruttosio. Bene, signori, durante questo processo allora constatate un aumento della produzione delle stesse specie reattive dell'ossigeno dei ROS. Quindi questo percorso vuol dire generare più stress ossidativo a livello di glaucoma. Allora, per quanto riguarda invece il trabeculato, sapete bene che questo fa parte della camera anteriore dell'occhio. Bene, la stessa rete trabeculare, quindi il trabeculato, gioca un ruolo veramente molto, molto importante. È un ruolo appunto primario per quanto riguarda il drenaggio. Della parte anteriore appunto dell'occhio, in questo caso cerchiamo direttamente appunto il, assolutamente, l'umore acqueo. Bene, in questo caso misurare e tenere sotto controllo il trabeculato, ripeto, è fondamentale proprio per questo ruolo di drenaggio della parte anteriore dell'occhio. Bene, ora questo stesso tessuto però, come vedete, è anche molto molto vulnerabile agli sbalzi di pressione della IOP e, andando avanti con questa catena, la IOP ha un impatto diretto sulla generazione delle specie reattive dell'ossigeno. Bene, fate riferimento a un evento molto particolare a livello di stress ossidativo, faccio riferimento al danneggiamento diretto dei mitocondri. Ora, se questo succede, quindi ripetiamo il danneggiamento, il danno dei mitocondri, questo ha un impatto sulla IOP, per cui sulla pressione interna, e questo potrebbe generare apoptosi, ovvero morte cellulare. È anche vero che, almeno in questo momento, in questo stage, abbiamo proprio un momento in cui la scienza sta scoprendo ancora tantissime cose nuove. Noi sappiamo in effetti che l'apoptosi, come sapete, è una sorta di colpevole della perdita funzionale, perché ancora una volta se c'è poi un danno alle stesse CGR sulla retina, questa appunto è conseguenza di ciò che ho appena detto. Guardate questo report, studio fatto su un arco di 5 anni, si fa riferimento a glaucoma come punto di partenza, glaucoma che è correlato direttamente poi alla perdita di visus, si fa riferimento di nuovo alle conseguenze, come dire, dell'apoptosi, quindi la perdita di cellule a livello di CGR. Adesso abbiamo anche un altro meccanismo molto importante che è l'autofagia. Attenzione però, perché questa disfunzione dei mitocondri è altrettanto importante. Adesso abbiamo quindi una terminologia particolare, quindi abbiamo l'apoptosi che conosciamo bene, l'autofagia e poi anche la paraptosi. C'è un'altra tipologia di morte cellulare che appunto è l'ultima che ho appena pronunciata, la paraptosi. La paraptosi in effetti è una sorta di nuovo tipo di morte cellulare direttamente implicata appunto nel glaucoma. Ora, a parte quindi il danno ai mitocondri di cui ho appena parlato, fate riferimento adesso quindi al trabeculato e un'altra ancora appunto è il danno diretto al DNA. Allora, come sapete, il DNA ovviamente è una sorta di cassaforte che trattiene tantissime informazioni. In questo caso deossiguanosina, sapete che è una delle basi fondamentali della costituzione del DNA. Purtroppo è molto facilmente danneggiata appunto la deossiguanosina. Vi dicevo prima che c'è un elevato livello di reattività e quindi purtroppo questo ha un impatto diretto proprio sul trabeculato e conseguentemente sul DNA. Fondamentalmente vuol dire andare ad ossidare, quindi ancora una volta andiamo a generare un composto, come dire, che attacca, ovvero un composto danneggiante, dannoso. Guardate qui in basso a destra, c'è appunto questa correlazione diretta da una parte tra appunto i beta OHDG e il livello di danno. Ancora una volta, quindi, la cosiddetta OHDG è assolutamente molto molto importante come elemento nella patogenesi e anche nell'evoluzione del glaucoma. Molto spesso viene visto come elemento misurante che chiamiamo appunto hallmark per misurare lo stato di degenerazione conseguentemente del glaucoma. Bene.
Questo paper è stato pubblicato di nuovo da collega Alberto ormai diversi anni fa. Dopodiché, continuando quindi con gli elementi di attacco, per cui le radiazioni, l'ossigeno, alcuni prodotti chimici, ma a volte anche i farmaci, senza fare riferimento ovviamente all'invecchiamento, perché sappiamo che queste sono patologie comunque età correlate, tutto questo genera infiammazione e indirettamente accumulo di ROS, cioè di specie ossidanti di ossigeno. Abbiamo comunque delle possibilità di reazione, ovvero possiamo fare qualcosa contro i ROS. In effetti, guardate, se abbiamo troppe specie ossidanti, abbiamo la possibilità di utilizzare i pro-ossidanti. In questo caso bisogna fare veramente questa sorta di equilibrio, vedete, tra i pro-ossidanti e gli antiossidanti. Questo è una delle armi che abbiamo appunto in tasca per poter combattere contro il ROS. Domanda: come facciamo allora a mantenere questo equilibrio perfetto? Bene, è possibile utilizzare anche degli integratori alimentari. Infatti, ad esempio, abbiamo dei cibi che contengono molti antiossidanti nei loro ingredienti. Purtroppo però molto spesso, anzi sempre meno, consumiamo non sufficienti qualità di antiossidanti mangiando troppa poca frutta e verdura. In questo caso, se vi alimentate così, ci potrebbero servire gli integratori, quindi antiossidanti. Conosciamo molto bene alcune sostanze che hanno capacità antiossidanti. Guardate, questo paper secondo me dimostra molto molto bene, correttamente, quello che appunto sono gli antiossidanti nel siero, in modo particolare vitamina C e anche vitamina E, li vedete appunto in basso, quindi vitamina C a sinistra, vitamina E a destra. Guardate, nei campioni di controllo, guardate appunto il livello più elevato che c'è, e guardate appunto nel caso che appunto abbiamo preso in esame, ovvero un livello troppo basso sia di C che di E nella maggior parte della popolazione. A parte quindi questa soluzione, abbiamo anche un'altra alternativa. Abbiamo i polifenoli, che sono d'origine vegetale, quindi fondamentalmente prodotti fitochimici. Allora, i polifenoli appunto li troviamo molto nelle diete basate appunto sulla verdura e hanno una forte attività antiossidante. Ancora una volta, molto di recente, Alberto ha pubblicato questo paper, è stato pubblicato su New Frontiers of Ophthalmology, quindi vi ho già menzionato il danno al DNA e poi un altro meccanismo importante nella patogenesi appunto del glaucoma è ciò che vedete qui. Possiamo misurare il danno al DNA utilizzando certamente alcune tecniche sofisticate, ad esempio qui trovate alcuni sistemi. Allora, qui trovate la base, il nucleo normale. Quando però poi c'è un danno, questo stesso DNA è danneggiato, ripeto, dalle specie reattive dell'ossigeno. In questo caso c'è un impatto a livello superficiale, c'è un impatto sul trabeccolato. E in questo caso vedete ad esempio un prossido di idrogeno qui al centro. Guardate le differenze fra queste diverse sostanze. Qui in alto vedete una sorta di appiattimento, qui invece c'è addirittura una lacerazione. Ora, il fatto di vedere lacerazioni a livello di nucleo è proprio un'indicazione del danno al DNA. Ora, se è andata a trattare però queste cellule, quindi ripeto, con high drop, quindi questa sostanza che contiene questa sostanza è fondamentalmente un insieme di polifenoli concentrati, è possibile vedere quindi questo danno al nucleo che è quasi completamente ripristinato, sostanzialmente, drammaticamente nel senso positivo ripristinato. Quindi ripeto, questa appunto sostanza basata su polifenoli ci protegge contro lo stress ossidativo a livello di DNA, in questo caso proprio sulle cellule del trabeculato. Ora, in tanti disturbi età correlati lo stress ossidativo aumenta. Allora, la cosa lo sappiamo bene, non ci sorprende, perché il fatto di vivere sempre più a lungo è chiaro che siamo per più anni esposti agli elementi inquinanti ambientali. È però vero che nelle persone anziane, nei cittadini senior, quindi la capacità antiossidante endogena viene a ridursi significativamente in confronto a quanto succede per i giovani. Quindi, ripeto, questi livelli di stress ossidativo appunto sono più elevate. Questa situazione va ad aggravare ancora una volta la capacità, come dire, ossidativa, anzi la potenza, con dei danni. È per questo quindi che dovremmo assumere appunto degli antiossidanti o comunque degli integratori, in modo particolare i cittadini senior, perché in questo caso per gli anziani la capacità antiossidante è drammaticamente ridotta. Attenzione però, perché so che se ne parlerà poi anche nella seconda presentazione appunto di questa conferenza. Potremmo quindi capire quali sono i benefici appunto degli antiossidanti e anche degli integratori.
Attenzione, queste sostanze ci danno effetti positivi, ma non sempre solo positivi. Perché questo? Perché i ROS non sono per forza di cose cattivi o negativi, non rappresentano, come dire, il male in generale. Sappiamo che c'è appunto un grande accumulo di ROS, beh, questo grande accumulo, una grande quantità fa male, questo ripeto va a danneggiare le proteine, il DNA e non solo, quindi va ad accelerare il processo di invecchiamento, ad esempio dalla formazione di rughe, l'obesità, i disturbi neurodegenerativi, il diabete, a volte fino al tumore. È però vero che delle quantità moderate di ROS rimangono invece molto importanti, perché appunto questi ROS, in modo particolare per ossido di idrogeno, sono veramente molto importanti perché sono appunto il secondo messenger che appunto ci permette di avere trasduzione dei segnali intracellulari. Quindi a livello di vie di segnalamento sapete che parte di queste sono proprio modulate da queste sostanze. Alcuni ROS hanno proprio questo scopo, questa funzione, cioè vanno a mantenere un normale percorso di crescita della cellula e anche un buon metabolismo per generare omeostasi. È però vero che nel contesto di questa mattina, se noi abbiamo appunto questa slide, quindi questo contesto con dei ROS a livello troppo basso, no, non va bene. Questo potrebbe avere un impatto sulla funzione fisiologica, andando quindi a rovinare, ad avere un impatto negativo proprio sul funzionamento delle vie di segnalamento. Quindi, ancora una volta, troppo non va bene, ma troppo poco, neanche, anche questo ha un effetto negativo. È veramente molto difficile. Mi chiederete allora qual è il livello ottimale. È difficile arrivare al livello ottimale. Allora, qui abbiamo appunto la ormesi, un fenomeno molto noto. Che cos'è quindi? È una sorta di vantaggio sulla salute di appena appena un po' di stress. Chiaro che con troppo stress non ce la facciamo. Se non c'è sollecitazione, se non c'è stress, è chiaro che in questo caso, come dire, non si riesce a vivere, non si riesce ad andare avanti. Quindi il livello ottimale appunto di stress è esattamente questo, è quello fondamentale per andare a stimolare il nostro sistema, come dire, di vita. Questo in effetti è qualcosa che ci dà vantaggio. La cosa importante è avere una buona forma di questa curva. Tutto dipende dalla questione, pardon, dalla dose di elementi stressogeni. Dobbiamo arrivare a una buona, corretta quantità. Se abbiamo uno stress moderato e abbiamo quindi una dose, ripeto, positiva, che è questa prima parte a sinistra, questo stress allora che è moderato è un vantaggio, è l'area o regione ormetica. Attenzione però, se andiamo a sforare dalla parte destra della diapositiva, questo dosaggio, tra virgolette, diventa tossico. Allora, io farei riferimento a questo punto, quindi vedete, qui abbiamo un livello che può stimolare francamente il nostro sistema e quindi c'è un impatto positivo degli stessi ROS. Se invece mi sposto da un'altra parte, qui abbiamo una sorta di esagerazione e potremmo generare quindi un primo piccolo livello di stress ossidativo. È per questo che dicevo prima che gli antiossidanti appunto hanno una, come dire, una funzione assolutamente positiva. Guardate cosa ho trovato su internet pochi giorni fa. Qui lo specialista parla della risposta adattiva o adattativa allo stress. Probabilmente Alberto si ricorderà anche di questo articolo. E quindi qui si dice che abbiamo due, come dire, sfaccettature dello stress ossidativo, cioè dalla risposta allo stress fino al danno che genera poi delle patologie. E qui avete appunto un esempio di patogenesi molecolare alla glaucoma. Allora qualcuno dice, attenzione, questo livello è già negativo, ha già un impatto negativo. Attenzione, non è così. La risposta adattativa va bene, è positiva, ma non funziona correttamente nelle persone anziane. Nelle persone giovani c'è una grande facilità di adattamento allo stress ossidativo, ma a causa dell'invecchiamento nelle persone anziane appunto questa risposta di adeguamento o adattamento diminuisce. Quindi ripeto, comunque è una buona idea fornire o consigliare di prendere antiossidanti alle persone anziane. Questo è veramente molto interessante, guardate. Allora qui è possibile, ripeto, dare anche piccolissime quantità, come dire, di stress. Qui guardate, avete del olio d'oliva che è stato addizionato con ozono, è uno dei tante sostanze che vengono utilizzate a scopo preventivo. Quindi qual è l'idea? Questo tipo quindi di olio di oliva con appunto ozonizzazione va a lavorare appunto sui ROS, genera dei ROS, fondamentalmente va un pochino a stimolare il nostro sistema di risposta allo stress.
Una delle molecole più importanti che hanno a che fare quindi con questo stress è il fattore di trascrizione, quindi è l'NRF2, che conosciamo molto bene. È un sistema di segnalamento antiossidanti ed è qualcosa che riguarda proprio l'azione ormetica di cui vi parlavo prima, quindi il controllo dello stress. Ricordatevi quindi che questo è un fattore di trascrizione molto importante, NRF2, che in effetti troviamo un po' dappertutto, che è quasi ubiquitario. Questo ha un potenziale terapeutico veramente fenomenale. Guardate questa diapositiva, attenzione, sono solamente dei dati sperimentali che vorrei condividere con voi stamattina. Abbiamo fatto noi questo esperimento e qui trovate appunto le cellule di controllo. Allora, abbiamo lavorato quindi su diversi tipi di cellule, in questo caso facciamo riferimento alla classica scienza sui neuroni. Abbiamo preso anche del perossido di idrogeno e vedete che c'è una riduzione significativa proprio nella capacità di sopravvivenza, la viabilità letteralmente delle cellule. Guardate che succede appunto a livello di NRF2, ma guardate anche il PEF e semplicemente l'NRF non DN. In questo caso guardate che succede alle cellule del campione di controllo. Se invece andiamo ad inattivare questo tipo di cellula, perché permettiamo un'altra mutazione, scusate, guardate il trattamento con ROS. Andiamo ad abbassare la capacità di sopravvivenza, guardate, a livello di DN NRF. Quindi, ripeto, se l'NRF2 è, come dire, funzionalmente inattivo, le cellule allora diventeranno molto molto sensibili allo stress ossidativo. Quindi le cellule normali, guardate, in questo caso abbiamo dato appunto il colore verde, il verde sta proprio per l'accumulo dei ROS. Se invece abbiamo una sovraespressione che trovate qui in alto nelle DNNRF, c'è una riduzione dell'accumulo che trovate in alto nella terza casella NRF. Guardate invece l'ultimissimo pannello in alto, c'è molto verde, in questo caso vuol dire che lì si sta aggravando la situazione a livello di stress ossidativo. Quindi, a parte quindi lo stress ossidativo, l'infiammazione, come dicevo a inizio presentazione, è da prendere in esame. Quindi stress ossidativo e neuroinfiammazione sono i due colpevoli fondamentali che sono implicati in molti disturbi non solo neurodegenerativi. Quindi lo stress ossidativo può generare infiammazioni, in modo particolare nelle ganglionari retiniche. La neuroinfiammazione in generale a sua volta può andare a generare una sorta di circolo vizioso. C'è un circolo vizioso tra neuroinfiammazione da una parte e stress ossidativo dall'altra, ed è per questo quindi che si parla da molti molti anni ormai di questo circolo vizioso da stress ossidativo a neuroinfiammazione. Dovete scusarmi, cerco di velocizzare per terminare la presentazione. Allora, al rapporto, dicevo, infiammazione e stress ossidativo è un circolo vizioso. Da una parte stress ossidativo, in questo caso H2O2, per cui con superossidi andiamo a stimolare anche tutto un percorso di fattori di trascrizione, in questo caso avete l'NLKB. Questo va a generare delle citochine pro-infiammatorie come l'interleuchina 1, l'interleuchina 6 e anche il TNF-alfa. Dopodiché c'è una cascata appunto di infiammazione, cioè di mediatori. Lo stesso quindi NF-KB ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'infiammazione, ma anche disturbi che sono infiammazione associati. Guardate di nuovo gli ROS che vanno appunto ad attivare lo stesso NF-KB, andando ancora una volta a generare questo effetto a cascata e di nuovo vedete sotto il TNF-alfa. Bene. Quindi in questo caso stress ossidativo tramite NF-KB si torna indietro sull'infiammazione per generare di nuovo NF-KB. Guardate i fattori di trascrizione al centro, NRF2. In questo caso si genera di nuovo un circolo vizioso. Devo dire che questo ha una capacità anche antiossidante e antinfiammatoria. Quindi ancora una volta è un ruolo di protezione nei confronti dei disturbi come l'infiammazione oppure in diversi altri disturbi generati proprio dall'infiammazione. Fate riferimento anche all'ossigenasi dell'EMA, soprattutto il numero 1, quindi HO1, di nuovo grande capacità antiossidante e antinfiammatoria. Posso saltare quindi la parte di presentazione sull'EMA 1. Neuroinfiammazione invece per quanto riguarda il glaucoma. In questo caso qui si parla sia di terapia che anche di prevenzione. E si parla anche di immunomodulazione che, come sapete, potrebbe generare neuroinfiammazione. Quindi secondo me questo appunto è uno dei punti più scottanti di grandi discussioni di oggi.
Potrei citare anche la trimetazina, è un farmaco prodotto in Francia. Allora, la trimetazina è descritta in questo studio su modelli animali, per cui c'è una riperfusione ischemica, quindi morte cellulare. Qui vedete TNRF alfa, la produzione di interleuchina 1, quindi vedete una riperfusione ischemica che è stata appunto ridotta significativamente con la somministrazione appunto di questo farmaco. In questo caso andiamo a vedere quello che è l'accumulo della sostanza e poi l'espressione a livello di protezione. È però vero che alcuni di questi farmaci hanno degli effetti collaterali. In questo contesto quindi è importante andare a utilizzare anche degli antiossidanti, antinfiammatori naturali. La curcuma, quindi la nostra famosa polvere gialla, molto molto presente appunto nel turmerico indiano. Ebbene, il turmerico ha in effetti un effetto farmacologico. Qui trovate, forse non riuscite a leggere, scusate, tutti quanti i vantaggi appunto della curcuma, per cui del turmerico. Qui parlato c'è un paper recente. Sappiamo in effetti che c'è uno scarso assorbimento però della curcuma, del turmerico, per cui recentemente alcune grandi aziende farmaceutiche, anche alcune aziende del food, hanno generato del prodotto nano incapsulato che aumenta quindi la biodisponibilità. Quindi guardate qui la curcuma, trovate fondamentalmente la sperimentazione. In questo caso avete quindi un potenziale di miglioramento delle condizioni. Guardate, questo è il senso di questo trattamento, andiamo quindi ad avere un impatto positivo, dobbiamo dire fondamentalmente che abbiamo una riduzione delle problematiche e una grande attivazione, quindi grande beneficio di questi nuovi sistemi di incapsulamento, per cui di nano incapsulato. Questo va ad avere un impatto sulle CGR, ma ripeto, grazie alla curcuma, grazie al turmerico c'è un effetto diciamo di ripristino. Abbiamo poi tanti altri antiossidanti naturali. Allora, vi dicevo già prima che gli antiossidanti stessi da soli potrebbero non essere sufficienti, ma dobbiamo associare la funzione antinfiammatoria. Allora sì che questo mix potrà andare a massimizzare quindi il potenziale terapeutico. Abbiamo ad esempio il resveratrolo, nell'uva abbiamo l'esperidine. Bene, mi rimane giusto l'ultima diapositiva. Guardate, allora, resveratrolo. Lo conosciamo molto bene e sappiamo che ha grandi potenti funzioni antinfiammatorie, ha un grande potenziale a livello preventivo anche nei confronti del glaucoma nel paziente. Questo non è ovviamente un farmaco, ma giustamente potrebbe essere assunto assieme a dei farmaci appunto per ridurre eventuali effetti collaterali dei farmaci stessi, perché questo mix potrebbe quindi aumentare l'effetto terapeutico. Questa è la mia ultima diapositiva. Allora, ho già parlato dell'importanza delle stress ossidative indotte dalle specie reattive dell'ossigeno nella patogenesi del glaucoma. Gli stessi rossi possono andare a danneggiare direttamente quindi i gangli, generando quindi apoptosi e, come dicevo prima, paraptosi. Andiamo anche però ad avere attivazione del fattore di trascrizione antinfiammatorio, TNFKB. Questo va a generare tante molecole di segnalamento e anche queste vanno a generare morte delle cellule ganglionari. Gli stessi ROS hanno un'altra funzione ancora, ovvero potrebbero generare stress da infiammazione. Questo vuol dire che anche l'infiammazione, come vi ho detto, può essere implicata nella morte di queste cellule retiniche. Abbiamo parlato anche degli antiossidanti, del fattore di trascrizione. Ebbene, questa trascrizione può essere attivata o comunque potenziata quando c'è stress ossidativo. Questo grazie alla risposta adattativa. Ma vi ricordo che le persone anziane non sono purtroppo più in grado di attivare questo sistema al punto giusto e nel momento giusto. In quel caso serve allora una terapia di supplementazione antinfiammatoria. Questa ci permetterà di rispettare il nostro equilibrio redox. Scusate se ho sforato con i tempi. Gli organizzatori, però, vi svelo, mi hanno permesso di parlare qualche minuto extra. Grazie mille.